Ciao a tutti ragazzi da Cora09, bentornati sul mio canale per questo nuovissimo video. Oggi siamo qui con la quinta e ultima parte bonus. Ragazzi, sono emozionata a dirlo. Come ero emozionato l'ultima parte della guida, sono emozionato anche per quest'ultima parte guida della bonus. Insomma, cioè bonus della guida, cosa dico? Vabbè. Cosa ho intenzione di fare? Cioè, cosa avevo pensato? Avevo già un po' anticipato cosa. Ovvero fare delle specie di premiazioni. E la scorsa parte abbiamo visto il record di gioco, ma volevo fare dei pensieri personali alle persone. Giuro, non me li sono preparati, ho fretta, quindi li sto scegliendo adesso in fretta e furia. Però ragazzi, vi giuro che saranno fatti col cuore e che saranno davvero speciali, perché questa è l'ultima parte bonus. E tipo dopo questa parte, ragazzi, della Zoom Eleven con Luce, a parte i tutorial o quello che ci sarà di guida, intendo, ci sono solo le ultime due parti extra, che saranno quelli proprio dedicate al segreto, che non so se riuscirò a mantenere la promessa di farli in questa settimana, però vedremo, tutto dipenderà dal mio amico anche. Bene, quindi, cosa vuol dire premiazioni? Darò un commento ad ogni singolo calciatore e poi farò una specie di valutazione mia. Partiamo ovviamente con Arion, ce lo selezionano da soli, Arion da qua davanti. Che dire di Arion, ragazzi? Ovviamente cose personali, cioè non per dire Arion sì, è bravo, è stato il capitano alla finale, no. Cose che è stato nella guida. Per me posso dire che Arion è stato davvero un grande, perché oltre ad essere il protagonista, ragazzi, è stato forte in tutte le partite. Però, Arion, stai attento a non farti rubare la palla ogni volta all'inizio della partita, perché ogni partita cominciava con un contrasto a sfavore tuo, dai, per favore, Arion, dai. Wally, sì, ha risolto col suo amico un po' strano, ha imparato appunto la murale di Atlantide, sto giocando con appunto il suo amico, barra nemico. Ma questa murale di Atlantide, Wally, perché non l'hai fatta? Cioè, non fai bloccare il tiro alla montagna, non quel codice che ci metti. Comunque, è stato molto forte anche Wally, però ha tantissima difesa. Però non è uno dei miei preferiti, non è uno dei difensori che userei, perché ha solo tecniche difensive. Luke, sinceramente, inutile. Ryoma. Ryoma ha uno spirito guerriero, ma direi che è il tra i miei giocatori quello meno livellato dopo Luke. No, addirittura meno livellato in assoluto. È un avvocatore, ma non sembra, perché è scarsetto, perché è ancora a 42, perché le sue mosse sono forti, ma fino a un certo punto. Però ha sempre dato fino all'ultimo, ragazzi. È forte, ha deciso delle partite, quindi grande Ryoma. JP, beh, è uno dei miei preferiti. In difesa, in porta, sta dappertutto. L'importante è per giocare con grinta e passione. Quindi JP davvero forte. Però ricordati che anche tu puoi parare. Anche tu, perché c'era un dialogo che... Cioè, chi può parare quel tiro? Tu. Cioè, avevo risposto molto tranquillamente, ma... Ecco, magari un po' più di convinzione, JP. Ag, se Luke era inutile, inutilissimo. Subaru, torna a fare le competizioni rally. No dai, parte di scherzi. Lo adoro anche lui, perché non so se notate, nell'anime non sempre, ma da me è sempre stato titolare, perché li voglio bene, dai. Oltre a li voglio darli bene, è fortissimo, tipo difesa, tiro, extra, e poi gli ho inserito io piro cinese, così è tutto. Poi anche un discreto tiro. Yujin è fantastico. Yujin è diventato uno dei miei preferiti. Lo odiavo, tra virgolette, cioè non mi stava facendo né caldo né freddo quando avevo l'anime, ma cioè con ragazzi, con la mia serie, perché ci sono belli anche i gameplay. Con la mia serie, ragazzi, JP, sì, JP, ciao. Yujin, cioè, è diventato uno dei miei preferiti. Lui si è nato i pesci volanti, come avete visto ancora qualche parte fa. Così è diventato davvero completo, un giocatore fantastico, davvero. Aitor. Mi piace molto, mi è piaciuto molto nell'anime, quindi è uno dei miei preferiti. E la sua storia mi ha quasi commosso nell'anime, perché... sì, è stato... Sapete, quel personaggio che non riesce a capire all'inizio, poi è sempre un trabocchetto, no, mi sta ingannando ancora, poi invece è quello che finisce sempre ad essere il più buono. Così come Victor. Victor, che devo dirti, Victor, sei un grande, Victor. Mi hai ricordato Axel, non solo perché ti chiami Blade anziché Blaze, ma perché più che altro come personaggio dell'anime, come essendo anche un attaccante fuoco, è ovvio paragonarti ad Axel, essendo anche il mito d'infanzia. Però ti ho trovato un po' diverso da Axel. Mentre Axel non giocava solo perché c'era sua sorella, quindi non era cattivo, ma era solo non voleva,
Lui invece è stato anche cattivo all'inizio. E questo me lo fa paragonare anche, ragazzi, a Jude. Quindi lo paragono anche a Jude per la sua anche esperienza, per la sua, diciamo, all'inizio cattiveria. Poi però giustificato, quindi un misto fra i miei due personaggi preferiti, che Axel e Jude, quindi come potrei non amarlo? Poi il suo spirito guerriero è fantastico. Michael. Inutile. Rimpiango Doug. Ade, ti adoro. Sei come Eugene. Quando, prima della finale, mi piaceva più Eugene. Con la finale siete diventati pari, perché Ade forse è un po' più forte. Però Eugene, quanto corre, quanto è forte. Guardate, 143 di velocità. Cioè... Poi ragazzi, con la finale Eugene è diventato proprio la pari, però Ade mi è sempre piaciuto, proprio ha quel carattere così sbarazzino, quel carattere così allegro, simpatico e a volte anche un po' troppo menefreghista, ma comunque ottimista, che mi piace moltissimo, che anche lui potrebbe dare uno spirito corriere magari in futuro. Gabi, mi è piaciuto molto, perché vedere che in un anime c'è, come Yasumi Raven, insomma, intendo, c'è un difensore forte, un difensore che può... Puoi dirti, questo non lo sostituisco, mi è piaciuto molto. Qui un altro mezzo protagonista, diciamo così, anche per il fatto che conosce Riccardo molto bene. E se non sbaglio avrà uno spirito guerriero nelle prossime serie, devo ancora vedere. Comunque, se lo meriterebbe tutto, se è così. Un po' come Jackie nella prima cosa, ovviamente sono tutti diversi, però Jackie e Gabi si somigliano per questo, sono stati dei protagonisti della difesa. Shun. Se Luke era inutile e Yagante era inutilissimo, tu sei un po' più utile invece, perché qualcosa ce l'hai pure, però dai. Sam è per me il capitano, Sam è il marchio della situazione, perché anzi, come carattere, ragazzi, lo definisco un po' come Bobby nella prima serie. Sapete, un po' quel carattere un po' distaccato, ma sempre voglioso, contento, ma serio. Cioè, contento ma serio, capite come... È uno che dà, si impegna, è ottimista, ma allo stesso tempo è serio, quindi non è che fantastica molto. E quindi per questo mi piace, per me è un gran capitano, sono anche del terzo anno, quindi mi piace davvero molto. Guarda caso, l'ho tenuto per ultimo, Riccardo di Rigo, c'è solo un capitano, ragazzi. Guarda, per me più capitano di Arion c'è Sam, più capitano di Sam c'è il capitano. Il capitano Riccardo, cioè Riccardo, ragazzi, è... Dalla prima volta che l'ho visto mi è subito stato simpatico, poi dalla sua forza è stato fantastico. Si è presentato un po' male nell'anime, si è un po' sbruffone, però dopo mi è sempre piaciuto. Perché? Perché sapete, il mio personaggio preferito, penso lo sappiate, è Jude. Lui è Jude, cioè Victor ha qualcosina di Jude, ma Riccardo anche lui ha l'altra metà di Jude. In pratica Jude si è diviso in due, è andato un po' da Victor, un po' da Riccardo. Cosa è di Jude Riccardo? Ha la regia, quindi il modo di giocare, anche lui bravo nel tiro, ma allo stesso tempo la regia fantastica, il virtuoso. Invece dall'altra parte, come carattere, ricorda quasi uno dei, come Sam, come Todd, quindi la prima Raymond, perché a volte sembra addirittura troppo pessimista è la parola giusta, perché piange a volte, piange molto, si emoziona e non si sente all'altezza, ma invece a volte sfoda il suo vero carattere, il carattere da leone, che fa ricordare invece Mark, ovvero il grande capitano che sa tirare sulla squadra. Quindi ragazzi, dopo questi commenti che ho fatto con tutti i giocatori, siamo arrivati alle premiazioni. Allora, premio innanzitutto il mio giocatore preferito della serie, che è Riccardo, ma intendo la serie come Inazuma Eleven. Poi, giocatore della serie, quindi quello che secondo me ha giocato meglio, nomino Eugene solo per la finale. Eugene, come giocatore, cioè, facciamo così, uomo partita della finale Eugene, uomo partita della serie Ade, perché anche Ade mi è piaciuto un sacco, non voglio escluderlo. Quindi queste sono tre classifiche. Poi il bomber Victor, come abbiamo visto ancora nella serie, il record man di presenza Arion. Poi la roccia difensiva, direi Gabi, sempre stato utile, fortissimo con la sua nebbia avvolgente, con la cinta di nebbia, anche che fa blocco, quindi può anche andare avanti con le sue sgaloppate, con la onda polifonica, quindi davvero forte. Come evocatore direi comunque tutti bravi, anche JP Rioma, sì, tutti bravi, mi sono piaciuti tutti. Quindi ragazzi, per questa parte è tutto. Come portiere nominare Riccardo e Samduk e non JP, perché JP l'ho visto meglio come difensore. Bene ragazzi, mi piace, scrivete, commentate, mi raccomando, spero che questa parte bonus vi sia piaciuta, anche l'ultima, quindi con la lacrimuccia agli occhi vi dico ciao ciao ragazzi e al prossimo video.